のアクセルステップ。俺はフランスのエースストライカーだ。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato all'aggiornamento del mercoledì di Captain Tsubasa Dream Team, che per una volta tanto sarà bello corposo. Intanto lo vedete, è iniziata quest'oggi la Dream Collection dei due giocatori francesi, credo Samurai, perché quella dovrebbe essere la maglia ufficiale della Francia. Gliene devo dare atto, tra le altre cose è dannatissimamente bella, poco veramente da dire. Dovrebbe essere la maglia che la Francia, lacrimuccia, utilizzerà ai mondiali. I due giocatori sono discretamente rottini, adesso poi andremo a vederli, ma al di là di questo oggi sicuramente non farò fatica come settimana scorsa ad arrivare ai canonici 8 minuti richiesti da YouTube, perché di notifiche intanto comunque all'interno del gioco un pochettino ce ne sono, e soprattutto ieri è avvenuto letteralmente un mezzo miracolo. Per quelli che non lo sapessero, ieri si è tenuta una diretta sul canale YouTube della Club dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Il miracolo sta nel fatto che non è stata una diretta inutile, anzi è stata una diretta, per quello che riguarda le novità del gioco, le novità future del gioco, parliamo di un periodo medio-lungo, da novembre a gennaio più o meno, è stata una diretta molto 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 utile. Però prima procediamo per ordine e vediamo che cosa ci hanno messo dentro già nelle notifiche a partire da oggi. Allora, War Dream, scenario giornaliero, seconda parte: vinci la partita, ottieni fantastiche ricompense. Tutte queste cose saranno a partire da, a parte la Dream Collection naturalmente, da partire dall'aggiornamento di venerdì, quindi poi le dovrò comunque ripetere anche nel video tra due giorni. Vai, poco male. Ad ogni modo, seconda parte di questo scenario giornaliero, che non è tanto diverso da quello che c'è adesso. Si gioca una volta al giorno, si vincono palle nere varie, e poi secondo turno della Coppa World Dream, dove si può vincere un dribbling per Margas. Bisogna vedere se io tocco un attimino gli zebedei, se le regole della coppa, non mi veniva regole, saranno uguali a quelle della volta scorsa o se avranno cambiato qualcosa a livello di limitazione, tecniche e quant'altro. Vabbè, venerdì lo sapremo. Questa coppa avrà un'altra novità, della quale però parliamo più tardi. Bonus accesso, seconda parte, anche questo qua lo sapevamo, non ci sono Dream Ball, ma potrebbe essere in questo caso un problema relativo. Missione evento del War Dream, qui invece ci sono le Dream Ball. Tutto questo qua, ripeto, a partire con l'aggiornamento di venerdì, quindi ragazzi, tempo a aspettare un paio di giorni e avremo tutto quanto. Preavviso, questo invece è un pochettino più avanti, questo dovrebbero arrivare da lunedì prossimo. Due nuovi banner samurai, uno per la nazionale giapponese, i soliti step up banner più versione Pei a parte, con Matsuyama, Izawa e Soda. In realtà nella diretta della club che vi ho detto prima sono già presenti le schede tecniche di questi giocatori, mancano le statistiche, però le varie abilità comunque si sanno. Ad ogni modo le trovate tutte tranquillamente sui canali Telegram, tra cui anche quello italiano delle notifiche di Captain Tsubasa Dream Team, che tra le altre cose ringrazio perché ho letteralmente scroccato da loro le immagini della diretta della club, che andremo poi a vedere più avanti. Non sto a fare adesso l'analisi di questi giocatori perché con ogni probabilità sarà materiale per prossimi video o prossime live quando usciranno, dato che per i giapponesi, mio malgrado, dovrò anche andarci a pullare. Oltre ai giapponesi, mi aspettavo di vederli insieme nella stessa notifica, oltre ai giapponesi ci sarà anche un banner tedesco con Chester, Margus e Kals, quindi proseguono parallelamente i banner giapponesi e quelli
e quelli tedeschi. Notifiche dell'aggiornamento appunto di venerdì con relativa manutenzione, un botto di roba, tutte cose che adesso poi andiamo a vedere. Nuovo evento in preparazione, migliorata la funzionalità dell'autoselezione quando si va a fare la formazione automatica praticamente. Aggiunti nuovi oggetti per il limit break, alleluia, alleluia, anche questo vediamo tutto più tardi con calma. Rimosso il limite di spazio nella scatola dei regali, adesso si arriva fino a 10.000 oggetti, mancano i regali. Bisognerebbe magari dirgli questa piccola cosa, mancano i regali, però va bene. Aggiunta la classifica dei giocatori più utilizzati nelle partite di rango, per vedere quelli che sono un pochettino top nei loro relativi ruoli. Scioglilingua. Aggiunto Tap Joy. Che cos'è Tap Joy? Tap Joy è una funzione, è già presente in tanti giochi in realtà, ma tecnicamente è già presente anche in Dream Team, non so perché dicono che va aggiunto, magari è di un'altra società. Ad ogni modo è una funzione che ti permette di guadagnare ricompense tramite sostanzialmente le pubblicità, cioè guarda un tot di pubblicità, ottieni un tot di ricompense. Non è diverso da quello che già abbiamo adesso con le pubblicità di adesso, quindi non so se implementeranno altre pubblicità oltre a quelle che già ci sono, o se sostituiranno le pubblicità che abbiamo adesso con queste di Tap Joy. Vabbè, fatto sta che ovunque noi leggiamo possibilità di guadagnare Dreamball, automaticamente per noi è cosa buona e giusta, e ci mancherebbe, anche per quello che vi dicevo prima, che con l'accesso giornaliero la questione delle Dreamball che mancano potrebbe essere un problema relativo. Mi riferivo appunto a questa nuova cosa, anche se per ora rimane tutto un grandissimo punto di domanda. Dream Collection di Pierre e di Napoleon, abbastanza particolare per come è stata strutturata. Intanto non è una Super Dream Collection, quindi ipoteticamente questo ci potrebbe confermare il fatto che quello che stiamo vivendo adesso per la club è proprio un evento separato e non è propriamente un anniversario. Per noi comunque continueremo a considerarlo tale, anche perché comunque le Dreamball sono sempre quelle, ma i banner sono quattro volte tanto ed è difficile chiamarlo in un modo che non sia anniversario, sinceramente, anche visti la rarità e l'eccezionalità di alcuni giocatori, tra i quali appunto questi francesi, che comunque vi ricordo che a partire dai mesi prossimi potrete trovare in qualunque Dream Collection, semplicemente con una maglietta diversa. Ha rinnovato il mercato delle Dreamball, vabbè, sono state messe la maglietta della Francia e le tecniche per Napoleon e Pierre, poi sconti delle Dreamball. Solo 5 volte a giocatore, questa cosa mi è nuova, o c'è sempre stata, o io personalmente non l'ho mai notata, vabbè, dettagli. Andando direttamente, dividiamo direttamente dalle estrazioni a questo punto, andiamo a vedere come sono strutturati intanto i due banner e poi vediamo come sono questi giocatori. Allora, la cosa simpatica è che sono inseriti in due banner separati. Da una parte abbiamo in rate up solamente Akai e Pierre, dall'altra abbiamo in rate up solamente Gino e Napoleon. Il rate up dei giocatori purtroppo non è che se sono due o sono quattro cambia qualcosa, è sempre 0,42%, quindi le possibilità che avete di trovarlo che in rate up siano due, siano quattro, siano otto, sono sempre quelle, 0,42% ognuno. La cosa simpatica è che anche se sono in due banner separati, il PT è unico, quindi se andate a pullare per esempio sul banner di Pierre e Akai e arrivate a 1500 Dreamball, e magari Pierre lo trovate entro le 1500 Dreamball, poi comunque potete utilizzare le medaglie per il Pity per prendere anche Napoleon senza necessariamente pullare nel banner di Napoleon, fermo restando il fatto che una volta trovato Pierre potrete comunque andare nel banner di Napoleon, tanto le medaglie sono le stesse, quindi quelle che smettete di guadagnare da una parte continuerete comunque a guadagnarle da un'altra una volta che arrivate a 1500, sempre Pity, anche se ne fate 750 e 750, 1000 da una parte e 500 dall'altra. Dove sta sostanzialmente la differenza? Intanto vedere quale dei due giocatori francesi vi interessa di più. Sono tutti e due fantastici, però uno dice magari io ho un altro Pierre, l'altro Dreamfest che comunque è ancora abbastanza buono, punto su Napoleon per dire, e soprattutto vedere quali degli altri due giocatori in rate up vi può interessare di più. Per uno che gioca tendenzialmente debuff potrebbe essere più interessante il banner con Gino, per uno che invece vuole un difensore rotto male è più interessante il banner con Akai. Andando adesso a vedere
i giocatori. Partiamo da Pierre, Francia del Rising Sun, 1344 punti di stamina, 37.009 di attacco, 26, fanno ridere queste statistiche da tanto sono esagerate, 26 di difesa e 32,2 di forza fisica. Ora, in realtà difensivamente non si discosta statisticamente parlando come numeri dai ultimi giocatori samurai che sono usciti, ma anche dai giocatori Next Dream che sono usciti negli ultimi mesi. Dov'è che si discosta tanto? Nelle statistiche offensive, perché comunque ha più di 11.000 punti sul dribbling, 11.4, 12.003 praticamente di passaggio, e ha 14.200 punti sul tiro con 12.400 punti sulla potenza. Del tipo la tocco molto 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 piano. Non contento, gli hanno messo una passiva che è leggerissimamente sgrava, soprattutto per chi gioca in attacco. Specialista di fine partita, meno tempo rimane alla partita e più aumentano i parametri, fino a un 20%, se non erro il 20%, vado a memoria, mi sembra che lo tocca negli ultimi 5 minuti di ogni tempo, quindi 5 minuti della fine del primo tempo, 5 minuti della fine del secondo tempo e poi nella seconda metà dei supplementari. La prima mi sembra che inizio della prima metà, esatto, e poi alla fine, no, della seconda metà, è alla fine dei supplementari, ok, mi stavo già impappinando male. Ora immaginatevi quelle statistiche, ma neanche senza arrivare necessariamente al 20% degli ultimi 5 minuti, anche solo del 10%. Ammazza, già oggi giravano i primi screenshot di gente che lo giocava con i bond al 59%, pronti via appena iniziata la partita, quindi senza passiva attiva lui già tirava a 70k. Scusa, dribbling da 520, errata corrige, settimana scorsa avevo detto che la sua tecnica nuova sarebbe stato l'1-2, no, l'1-2 è da 4,90, ma non è la sua tecnica principale nuova, quella nuova dovrebbe essere il dribbling, passo in accelerazione, poi vabbè, ha comunque l'1-2 con Napoleon e un passaggio, bisogna a questo punto insegnargli un tiro, l'ideale sarebbe quello dell'ultimo Dreamfest, se l'avete doppione avete fatto tombola. Qualcuno potrebbe dire, ma non conviene comunque sacrificare il vecchio Dreamfest per questo? Io aspetterei, perché comunque i giocatori del Paris Saint-Germain devono ancora uscire. Quella è una versione del Paris Saint-Germain e sapete che questi fanno le cose completamente alla cavolo di cane. Non sappiamo come evolverà il meta una volta che usciranno anche i giocatori del Paris Saint-Germain, quegli altri, quelli nuovi, considerando che non sono pochi, tra cui un Misaki, un Deschamps e compagnia bella. Quindi nel caso, se l'avete doppione, ok, se non ce l'avete doppione, vedete se potete tamponare in qualche altra maniera con qualche altro tiro, consiglio mio spassionato, e poi ognuno faccia quello che vuole. Legame 6% con due giocatori stranieri, con due giocatori non giapponesi, 6%, via, chiunque, colore, chiunque, va bene chiunque, 6%. Consumo di stamina ridotto per le tecniche speciali, 20%, quindi si stancherà molto 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 difficilmente. Potenziamento del range dell'1-2, passaggi 1-2 riusciti, più 50% al range, quindi parte da metà campo con un 1-2 e arriva davanti al portiere praticamente. Annullamento del sigillo, questa cosa in realtà è molto preoccupante, molto molto molto, annulla fino a 3 sigilli delle abilità speciali che ha subito. Uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega, al massimo non riesce a sigillarlo. Sì, il problema è che se iniziano adesso a mettere annullamento di 3 sigilli, vuol dire che da qui a breve, ragazzi, preparatevi, perché arriveranno giocatori che sigillano 3 tecniche. E se arrivano giocatori che sigillano 3 tecniche, per tutti i giocatori che non hanno l'antisigillo o anche solo che hanno l'antisigillo di una tecnica, sono cavolacci amari. Roba che a confronto quando è uscito Zidane era un bicchiere d'acqua fresca. È molto preoccupante sta roba. Determinazione. 6 almeno, un punto di stamina, puoi usare le tecniche speciali alla loro normale potenza, che combinato col consumo di stamina ridotto, veramente questo, cioè lo utilizzate come volete per tutto l'arco della partita, senza assolutamente, sono andato un pochettino troppo sotto, senza assolutamente nessun problema. Passiamo al suo compagno di merende, Napoleon, 1365 punti di stamina, attaccante di tipo tecnico. Ecco, non ho detto una cosa importante, Pierre che cos'è? Centrocampista offensivo, attaccante di tipo agilità, ok, mi sembra di averlo saltato, era un dettaglio abbastanza importante. Napoleon, attaccante di tipo tecnico, 1365 di stamina, 44 d'attacco, 32 di forza fisica, 28,6 di difesa. Un po' un paradosso,
un po' statisticamente meglio lui di Pierre, ma anche in livello difensivo, e non me l'aspettavo, essendo Pierre centrocampista offensivo, mi aspettavo che almeno per le statistiche difensive fosse meglio lui di Napoleon. In realtà 12.100 di contrasto e 11.000 di intercettazione superano oggettivamente le statistiche di Pierre. Il tiro in realtà è quasi uguale, leggermente più forte Napoleon, 14.7 contro 14.2, 12.100, Pierre mi sembra che arriva a 12.004 di potenza, quindi col tiro in realtà sono abbastanza lì. Io qua mi aspettavo che Napoleon fosse decisamente migliore di Pierre. Laddove invece Napoleon è effettivamente migliore è sul dribbling, perché ok, 9.500 di velocità, ma ha 15.600 punti di dribbling, e per non farsi mancare niente anche 13.700 di passaggio, via, crepi l'avarizia. L'abilità di squadra non le ho lette, però è comunque un 21% a tutti i giocatori stranieri, ma non interessa a nessuno oggettivamente. Tiratore dell'area di rigore, i tiri all'interno dell'area di rigore degli avversari non subiranno penalità dovute a distanza o angolazione. La stanno abusando ormai questa abilità passiva, però per un attaccante è veramente un must have, perché vi ricordo che vale per i tiri rasoterra, ma vale anche per i tiri a mezza altezza e per i tiri alti. È vero che Napoleon non è che disponga proprio di tecniche aeree devastanti, però insomma, contro quei portieri che sono forti sui tiri rasoterra, anche segnargliene uno, anche insegnargliene un paio così per il meme, non farebbe male. Anche lui l'1-2 con Pierre, e il dribbling del cannone, dribbling che verrà utilizzato abbastanza tanto, perché a differenza di Pierre che ha il range del movimento dell'1-2, lui ha il range del movimento del dribbling moltiplicato per 5, quindi anche qui se riesce a saltare un avversario anche per dire solo al limite dell'area, arriva praticamente a ridosso del portiere. Anche per lui più 6% con due giocatori non giapponesi. Killer di parate: se l'avversario sceglie di parare, parametri più 12%. Ottimo, perché in genere i portieri migliori di questo gioco per il momento comunque sono portieri da parata. Verrebbe da dire che l'unico da respinta appena appena decente che c'è ancora in giro in questo momento è Spadas, con cui però lui ci va comunque a nozze a prescindere, perché Spadas è killer dei giocatori dei club, lui essendo Rising Sun. Tanti saluti, e Spadas hanno pure lo stesso colore, quindi non c'è neanche quel genere di vantaggio. Ecco, questa è un'altra cosa che mi sono chiesto: ma se questi due tirano delle cartelle così atomiche adesso e siamo a una Dream Collection di novembre, ma i nuovi portieri che usciranno da qua a fine anno, quanto cavolo devono essere forti per riuscire a contrastare sta gente? Cioè, soggetti come il sottoscritto, che giocano ancora, per dire, con Nitta Golden 23 in attacco, che è un giocatore dell'anno scorso, comunque della stagione scorsa, se escono dei portieri in grado di fermare sta gente qua, quelli come me sono... non posso dirlo, sono completamente maciullati, diventano carne da macello, potrebbero anche evitare di presentarsi nelle partite online, che si tratti di Coppa, Rango o che dir si voglia. Tanti saluti a tutti. Vabbè, potenziamento del dribbling l'ho già detto. Sigillo delle abilità speciali: sigilla una tecnica speciale dell'avversario con il quale avviene il contrasto, randomica in questo caso. Maestro del contrasto singolo, la stessa abilità latente che fu di Inzaghi a suo tempo, si affronta in contrasto in uno contro uno praticamente, se va nell'1v1 con un avversario, parametri più 10% e con quelle statistiche ciaone, e consumo della stamina meno 25%, ad esclusione naturalmente del portiere. Allora, rispetto a Pierre, diciamo che Pierre negli ultimi 5 minuti di partita tira più forte di Napoleon a livello statistico, poi dipende anche naturalmente dal tiro che si ha a disposizione, però lui, quel killer di parate se non altro, è sempre attivo, quindi a meno che non esca veramente un portiere di resistenza con una respinta stratosferica. So che tanti di voi staranno già pensando a Kendrick Fest uscito all'anniversario di giugno. Sì, al momento forse quel Kendrick Fest è il portiere migliore per questo Napoleon, il che è tutto un dire. La magia della club che riesce a riportare alla ribalta anche portieri che ormai sembravano belli che andati. L'hanno fatto il mese scorso con Müller Dream Collection, con questo Napoleon potrebbe tornare un pochettino di moda anche Ken Dream Fest. Detto questo, vi avevo appunto accennato alle notizie che ci sono state date nella diretta su YouTube della club di ieri, e direi appunto di partire con quelle tra virgolette meno importanti. Vabbè, la prima lo vedete, la rimozione del numero massimo di oggetti nel box. Vabbè, questo è quello dei regali sostanzialmente,
e ok, va bene, ripeto, il problema poi è che mancano i regali, però. Però tant'è, poi visto che non l'ho fatta vedere prima, faccio vedere direttamente l'immagine appunto del banner tedesco con Kals, Chester e Margus in arrivo appunto questo lunedì assieme a quello dei giapponesi, la notifica appunto riguardante la formazione automatica, dove verranno aggiunte delle voci come priorità, formazione e abilità di squadra. Questo potrebbe essere buono soprattutto per quello che riguarda gli eventi PvE. Poi, procedendo per ordine sulle cose un pochettino più carine, vabbè, l'aspettavamo tutti, la notifica relativa all'aggiustamento dell'RNG. Come vi dicevo prima, vi avevo accennato quando parlavamo appunto della coppa che inizierà venerdì, c'è una piccola novità. Allora, una versione rivisitata dell'RNG, che non è la versione che già abbiamo a disposizione nelle amichevoli, e per fortuna aggiungo io, perché se avete visto l'amichevole che ho giocato con un iscritto lunedì, avrete visto che quella versione fa comunque cagare, a prescindere. Quindi per fortuna questa dovrebbe essere un'altra versione ancora nuovamente rivisitata, che ci verrà fatta provare nella prossima coppa. A dicembre poi ci verrà proposto l'ennesimo questionario, dove noi potremo dare la nostra opinione in merito a questa nuova versione dell'RNG dopo averlo provato in coppa, del tipo va bene così, era meglio prima, dovete stringerlo ancora. C'ho paura, sinceramente, con tutto il dovuto rispetto. Una volta che avranno ricevuto i feedback anche di questo di quest'ultimo questionario, lavoreranno e la versione, si spera, definitiva a questo punto dell'RNG verrà introdotta anche per le partite di rango nel mese di gennaio. Non è specificato se ad inizio gennaio, a fine gennaio, comunque a gennaio. Questa era probabilmente la notifica che per il PvP più aspettavamo in assoluto. Però c'è anche una notifica carina a mio modo di vedere, relativa ad un nuovo evento, la Dream Team Cup, che non è la Dream Cup, attenzione, perché molti hanno detto vabbè, ma questo evento già c'era, già esisteva la Dream Cup. No, questa è la Dream Team Cup, è un nuovo evento che, da come l'hanno descritta, sembra un po' quella modalità di FIFA che non mi ricordo come si chiama, giustamente perché io non gioco a FIFA. Vabbè, fatto sta che dovete praticamente giocare delle partite online, non con le vostre formazioni, ma con, assemblando una formazione con dei giocatori che sarà il gioco a mettervi a disposizione. Cioè, in base ai giocatori che il gioco vi darà, voi dovrete tirare giù la vostra formazione al meglio che potete e giocare online. È carina, se fosse veramente così come evento, sarebbe carino, anche perché ci dà la possibilità di provare giocatori che magari noi non abbiamo. E una volta si poteva fare con le coppe, di quella di testare un po' i giocatori magari che avevamo pullato, che non avremmo utilizzato mai. Io lo facevo spesso e volentieri, poi con la questione del boundary break è andato un po' a farsi benedire. Ecco, questa Dream Team Cup potrebbe darci la possibilità di testare dei giocatori che magari abbiamo trovato. Dipende se saranno disponibili naturalmente in quelli che il gioco ci darà a disposizione, questo non si può sapere, ma anche di provare giocatori che magari non abbiamo a disposizione. Simpatica. E poi uno degli aspetti che mi piace maggiormente di questo gioco a me è il team building, quindi laddove c'è da utilizzare un pochettino il cervello per fare anche queste cagatine, diciamo che il sottoscritto è solo che felice. Però quello che alla fine è la notifica, a mio modo di vedere, principale, quella più importante di tutte: l'aggiunta di nuove medaglie per il limit break. In soldoni, ci sono queste nuove medaglie che saranno ottenibili tramite eventi, c'è scritto, come ricompense di alcuni eventi. Resta da capire in quali eventi e in quale quantità. Non è un dettaglio da poco capire eventi e quantità, soprattutto la quantità. Però la cosa buona è che avremo delle medaglie per alcuni giocatori specifici, ma che potranno essere utilizzate per qualunque versione di quel giocatore. Cioè, le medaglie Tsubasa, come quelle che state vedendo appunto nell'immagine, nell'esempio, potranno essere utilizzate per fare il limit break a qualsiasi
versione di Tsubasa, a qualsiasi versione. Incrociamo le dita, speriamo che gli eventi che rilascino queste medaglie siano tanti, speriamo che le medaglie rilasciate da questi eventi siano tante e di tanti giocatori diversi e non sempre dei soliti. Questa potrebbe, perché poi in realtà bisognerà vedere come la svilupperanno quest'idea, però potrebbe effettivamente essere la cosa migliore che hanno proposto, che proporranno con questo aggiornamento. Incrociamo veramente le dita, perché sapete che la mancanza dei Tamossu e in generale il fatto che comunque adesso il Boundary Break di tipo 4 è diventato pressoché obbligatorio per qualunque giocatore che vogliate mettere nella vostra formazione titolare, purtroppo sta tagliando le gambe a molti player che stanno lasciando il gioco perché si sono oggettivamente anche fin troppo infastiditi di questa cosa a ragion veduta. Io in questo caso non posso che dargli ragione. Speriamo che questa modifica, che questa nuova introduzione, non modifica, risistemi un pochettino il bilanciamento anche da questo punto di vista del gioco. E boh, ragazzuoli, dai, direi che non dovrei aver dimenticato niente delle cose più importanti, credo, penso, spero e suppongo. Quindi per oggi direi che è tutto. Venerdì sicuramente nuovo video, forse la live non ve lo garantisco, perché ultimamente sto facendo veramente degli orari di venerdì atroci, molto più facile che la porti di lunedì la live piuttosto che venerdì, però se dovessi riuscirci anche venerdì si potrebbe fare, vedremo. Come sempre vi ricordo di eventualmente seguirmi sul canale Telegram, di cui trovate il link in descrizione al video. Dovete scorrere un po', comunque c'è un canale Telegram solo dove io posto appunto le notifiche, le notizie inerenti al canale, non è un canale di botta e risposta, quindi non preoccupatevi, non avrete la chat intasata da 327 messaggi nuovi ogni 22 minuti, sereni da questo punto di vista. Ringrazio ancora i ragazzi del canale di Telegram, Captain Tsubasa, Dream Team Italia News, che appunto hanno fornito tutte le immagini che io ho utilizzato per questo video. Il link del loro canale Telegram, anche quello, è sempre in descrizione al video, ormai da più di un anno a questa parte. Ok, grazie mille ragazzuoli, dai, per oggi era tutto, pace belli, alla prossima!